Martedì 16 maggio sono state rinnovate le cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale della Toscana, al termine del passaggio di metà legislatura. A presiedere alla votazione e all'insediamento degli uffici di presidenza è stato il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo. La prima commissione Affari istituzionali, Programmazione, Bilancio ha votato all'unanimità la conferma del presidente Giacomo Bugliani, della vicepresidente Elisa Tozzi e della vicepresidente segretaria Valentina Mercanti. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio e documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. La seconda commissione, sviluppo economico e rurale, ha confermato all'unanimità Ilaria Bugetti presidente, Vittorio Fantozzi vicepresidente e Mario Puppa vicepresidente segretario. Sarà un lavoro importante per i prossimi 2 anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. La terza commissione, Sanità e Politiche Sociali, ha confermato con voto unanime Enrico Sostegni alla presidenza, Andrea Ulmi, vicepresidente, e Andrea Vannucci, vicepresidente segretario. Sì, sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale con il lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento insomma che tutta la Commissione, il Consiglio regionale tutto abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'Ufficio di Presidenza tutto abbiamo fatto. La quarta Commissione, Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture, ha votato all'unanimità la conferma della Presidente Lucia De Robertis, del Vicepresidente Alessandro Capecchi e del Vicepresidente Segretario Cristiano Benucci. Ringrazio il Presidente per la proposta e i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi 2 anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. La quinta commissione, istruzione, formazione, beni e attività culturali, ha confermato all'unanimità Cristina Giachi alla presidenza, Luciana Bartolini vicepresidente segretario e Maurizio Sguanci vicepresidente segretario. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 2 anni e mezzo, abbiamo avviato gli Stati Generali della Cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine. Insomma è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori e devo dire che dopo la pandemia è stato
anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi 2 anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali, non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana, ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. La Commissione di controllo ha votato all'unanimità la conferma del Presidente Alessandro Capecchi, del Vicepresidente Andrea Pieroni e della Vicepresidente Segretaria Silvia Noferi. La Commissione controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale. Una Commissione si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla Segretaria Silvia Noferi e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera fra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta. Voto unanime infine anche per la conferma dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali. Il Presidente Francesco Gazzetti, il Vicepresidente Giovanni Galli, la Vicepresidente Segretaria Anna Paris. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione e la cosa più importante alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. Nell'ambito delle giornate dell'Europa, il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista georgiana Nana Malashkia. Ad accoglierla il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo e il Presidente della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali Francesco Gazzetti, che ha voluto questa iniziativa insieme all'Ufficio di Presidenza. Durante l'incontro è stata consegnata a Nana Malashkia una targa del Consiglio regionale. Il Presidente Mazzeo ha sottolineato come le immagini che la ritraggono farsi scudo con la bandiera dell'Europa, resistendo agli idranti della polizia, rimanendo in piedi davanti alla folla, sostenuta anche dagli altri manifestanti, l'abbiano resa un'icona di libertà. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tanti altri ragazzi, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà.
L'attivista georgiana Nana Malashkia ha ringraziato i presidenti Mazzeo e Gazzetti dell'invito e si è detta emozionata. Stiamo, come popolo georgiano, stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti per, nella nostra lotta. Stiamo, come popolo georgiano, stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti per, nella nostra lotta. Presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, Incanti e Banchi, il Festival Italiano della Magia Open Air, in programma a Castelfiorentino dal 26 al 28 maggio. Illusionismo, spettacoli teatrali, band itineranti, cibo di strada, appuntamenti con l'arte animeranno la città. A portare i saluti del Consiglio regionale, del Presidente Antonio Mazzeo e dell'Ufficio di Presidenza è stato il Segretario Questore Francesco Gazzetti. È davvero una bellissima manifestazione e sono molto contento di aver portato il saluto del Presidente Mazzeo e dell'Ufficio di Presidenza. Insomma, è un evento che, come abbiamo sentito, abbraccia e soprattutto si colloca all'interno di una comunità, fa sì che questa comunità sia sempre più vitale, viva, come è già di per sé, e quindi davvero è una splendida manifestazione che, come dire, ci permette anche di chiudere un periodo che è stato un periodo difficile come quello della pandemia, di distanziamento sociale. Ecco, questi eventi che si basano anche sui valori della comunità e dello stare insieme tipici della nostra splendida, meravigliosa Toscana, grazie anche a questa bellissima comunità, sicuramente rappresenterà un elemento di richiamo e coinvolgimento per tutta la regione. E per questo il Consiglio regionale è felice di aver ospitato questa conferenza stampa. Incanti e Banchi è una manifestazione storica che nel tempo ha saputo crescere e cambiare, come ha sottolineato Enrico Sostegni, consigliere regionale di riferimento del territorio. Sì, è un momento importante per Castelfiorentino, ormai una manifestazione storica, ma che si è ingrandita, che si è strutturata, che è veramente un momento di trasformazione del borgo di Castelfiorentino. È un'occasione importante che rientra nelle tantissime attività culturali che il Comune di Castelfiorentino ha saputo fare in questi anni, ridisegnando il volto stesso del centro storico di Castelfiorentino e dando veramente tantissime occasioni per andare a vivere questa bella città e tutta la Val d'Elsa. Incanti e Banchi è un'occasione per tutta la Toscana per andare a Castelfiorentino e vivere un momento veramente magico. Giunto alla 32esima edizione, il festival ha saputo rinnovare il proprio format. Quest'anno facciamo un programma molto, molto ricco, ogni sera ci saranno 7 spettacoli, alcuni anche in contemporanea, in vari spazi della città, perché abbiamo utilizzato, diciamo, tutti diversi spazi, diverse piazzette, diverse location di Castelfiorentino, sia nella parte alta che nella parte bassa. C'è una sorta di esplorazione generale su tutte le possibilità, diciamo, che offre la magia, dall'escapologia alla magia del fuoco, alla cartomagia, con due spettacoli d'eccezione, si può dire, che sono uno con Bustrick il sabato ed uno con Tino Fimiani, cioè due maghi, diciamo, più affermati, più conosciuti. Bustrick, che forse è il primo che ha in qualche modo utilizzato la magia dentro uno spettacolo teatrale, quindi dentro un discorso narrativo, e Tino Fimiani, che insomma, conosciuto a Zelig, conosciuto in tante occasioni. Quindi
questi sono un po' gli elementi fondamentali. E quest'anno credo che avremo davvero un evento a 360 gradi, perché c'è tutta una serie di elementi complementari molto importanti e stanno anche nella traduzione di Incanti e Banchi, ma ogni anno si arricchiscono di nuovi scenari, quindi per esempio le nostre associazioni teatrali che fanno delle attività sempre all'aperto, c'è la presenza di un'attività commerciale extra importante per le persone che vengono, insomma sarà credo un bellissimo festival, io non vedo l'ora di avere tante persone a giro per Castelfiorentino per celebrarlo. Fittissimo il cartellone di iniziative con circa 10 spettacoli al giorno, tutti gratuiti.